Guarda gli uccelli, stai, guarda in alto! Guarda in alto! In attesa che apra il municipio, dicevano che apriva alle 8, invece sono le 8 e un quarto e ancora non ha aperto. Oh, ma Si è svegliato perché? pure ti sei svegliato? L'ho slacciato perché. Corallo c'ha un sonno. Mi ha perso. Come fa l'uscì su questa pioggia proprio? Vero picchietto? Come se Ormai stavo ne un po' di fronte. messo. Amore bello. Corallo. Così basta. Non ti sporgi davanti? Vai, ok. Sì, sto fanno. Poi te lo soffi tu ogni tanto al naso. Se lo fai è meglio, dai, reggi questo. No, amore, il naso. Ma questo papà l'ha fatto una volta. Una volta ha fatto anche papà, sì. Non vuoi vedere? Sì, no, io quello mai, amore. No, non mi ti vedi. Lo vuoi? No, amore. Ti metti il punturone se vuoi. Ma fa vedere il punturone, io non voglio. Dai però, mamma mia. Vedi però che ne esce meno di prima? Perché? È perché l'abbiamo fatto pure prima. Vai, vai, fai quell'altra una ricerca, su. Dai, fallo bene, però, mamma mia. Hola! Mi vedete un po' sbattuta e un po' bianca. Anche oggi una giornata strana, un salto temporale da ieri a oggi. Che cos'è questo rumore? Un salto temporale da ieri a oggi perché ieri avevo iniziato a vloggare. Ma poi la giornata è cambiata repentinamente, abbiamo avuto un sacco di problemi, anche piuttosto seri, sgradevoli, che ci hanno portato a star fuori tutto il giorno e avere un umore alquanto discutibile. E quindi si è fatto tardi e non ho più avuto sinceramente né modo ma neanche la voglia di stare a registrare. Stamattina Stefano doveva andare a scuola, si è svegliato con un pochino di febbretta, ma quest'anno, da quello che sto sentendo in giro, state tutti male, ma anche chi c'ha i bimbi. Mai come quest'anno, l'altro anno mio figlio si è ammalato a gennaio, stop, si è fatto 2 settimane, basta. Quest'anno un espluà proprio, non vi dico. Vero è che in classe sono arrivati bimbi più piccolini e quindi molto probabilmente si ammalano più spesso e di conseguenza l'attaccano i grandi, perché non è solo il mio che sta male. Anche tutti quelli dell'anno scorso, che l'anno scorso erano presenti, quest'anno stanno maluccio. E quindi niente, vabbè, un po' di febbretta, niente di che, ma è più che febbretta un'alterazione, un po' di nuovo raffreddato, poi piove, 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 dopo 2 secondi c'è il sole, poi riesce la pioggia, vabbè, non si capisce niente. Ora, ma veramente lui stamattina, più che febbretta, c'aveva la febbretta, ma si è svegliato un po' scombussolato. Per la prima volta nella sua vita mi ha detto: mamma, c'ho un po' di nausea, mi sento che mi viene da vomitare e mi fa male la pancia. Mai successo in 5 anni, mio figlio proprio, cioè se doveva vomitare, vomitava, stop, ma non mi ha mai detto nausea o mal di pancia. Infatti mi sono trovata spiazzata perché dico: Dio, mo va nausea, non è che gli posso dare medicinali, no? E quindi gli ho fatto subito una camomilla calda che si è sorseggiato piano piano. E poi l'ho fatto mangiare proprio piccoli bocconi, che ne so, un pezzetto di fetta biscottata. E devo dire che dopo un po' mi ha detto: mamma, mi sento meglio. Porello, da oggi che mi dice: mamma, mi fa male la schiena. Perché. Li devo stirare! Io. Incacchiato perché se stanotte ha posto la cameretta,
E io ho lasciato una cesta della bacinella dei panni da stirare in cameretta sua. Allora lui sta a metà a posto, però mo ci sta l'impiccio, no? Allora se mi sta tipo a metà quando sbrocco, in poche parole, vabbè, questo. E quindi praticamente gli fa male la schiena, perché ieri, quando sono andati a fare le fotocopie per la carta d'identità, mi ha detto Stefano che praticamente al signore da cartolibreria gli è cascato uno scatolone proprio sulla schiena di Stefano con tutta la roba da cucina. Lì per lì non ha accusato dolore, niente, però evidentemente la botta qua dietro l'ha presa. Però non c'ha lividi, non è rosso, però comunque vabbè, uno scatolone pieno di cianfrusaglie di cucina gli è cascato sulla schiena. E quindi è da ieri che mi sta di che gli fa male, ma stamattina l'ha detto più spesso. Ho avuto il permesso del mio gnappetto di chiedere se potevo mostrarvi questo segnalibro che ha fatto ieri. È molto carino, io gli ho preso un po' di cosine sempre in uno di questi negozi cinesi, tipo bastoncini colorati, adesivi, questi qua sono tipo adesivi, questo no, si deve incollare con la colla. E allora ha provato a fare un segnalibro e devo dire che è proprio carino, carino, carino. Mi viene un po' da sorridere perché, non lo so, gli do sempre qualche compito da fare, soprattutto questi manuali, perché io l'ho sempre, cioè mi è sempre piaciuto farlo, ma non sono così brava nel farlo. E allora cerco di stimolare lui il più possibile, anche perché vedo che è una cosa che fondamentalmente gli piace fare, e allora cerco sempre di stimolarlo un po' nella manualità, sì, ma poco mi importa della manualità quanto nella creatività, perché secondo me già quando hai le idee, poi piano piano riesci anche a realizzarle. Se invece tu c'hai la manualità ma non c'hai delle buone idee, non so se sono riuscita a farvi capire il nesso. E quindi devo dire che alla fine è uscito fuori qualcosa di carino, vabbè. Giustamente ci ha appiccicato tre cose, non è che ha fatto chissà che, però magari lo può stimolare ancora di più, e quindi ogni tanto gli compro tutte queste cosettine in modo che lui c'ha scusate, c'ha comunque delle cose sempre da fare pronte. Lui adesso sta lì, si sente un po' meglio. Ti senti un po' meglio, picchietto mio? Eh? Eh? Poco? Fino a mo' hai strillato come uno scemo? Allora, io non so se ve l'ho detto, sto facendo un po' di riso in bianco, no per me, per lui, però giustamente che fai? A lui gli fai riso in bianco e tu te mangi una prelibatezza? Anche no. Io tra l'altro sarei tipo truccata, ma sembro un fantasma. Più che truccata c'ho giusto un po' di cipria, me devo andare a rifare sti capelli perché sono diventata mora praticamente, però ormai aspetto un pochettino perché vorrei... Insomma, visto che mo piano piano stanno a riprendere, vorrei starci un po' attenta. Anzi, devo rifarmi anche un bel mese di Bioscalin, perché l'ho fatto, saranno passati già 2-3 mesi. Di solito lo faccio ogni 6 mesi, quindi due volte l'anno, ma avevo i capelli veramente in condizioni pessime, e quindi credo che farò un altro step ancora, quindi mo appena posso me vado a comprare e mi faccio un altro step di un mesetto, tanto dentro sono 30 giorni. E niente, faccio un po' di riso in bianco, certo, mia madre diceva, avevo fatto la peperonata, dico, buona mamma mia, io già me la stavo a sognare, però vabbè, giustamente se lui ci ha avuto la nausea, anche no. Il parmigiano ce l'ho qui, allora a sto punto che dovevamo andare a fare la carta d'identità, poi posso pure levare, tanto ormai l'appuntamento l'abbiamo fatto, e nulla. È l'ercia, dobbiamo portarla a lavare. Che mi piace tantissimo, ma uno dei motivi per il quale lo metto poco è perché ci si attacca di tutto. Vola un capello,
S'attacca a sto piumino e non si leva più. Devo farlo più volte al giorno con la spazzolina, quella diciamo per i pelucchi. Tra un 10 secondi è di nuovo pieno di pulviscolo, di tutto. Quello nero non ci si attacca a niente. E quello nero l'ho preso al mercato. Infatti gli dissi al tizio, ormai 6 anni fa forse, gli dissi: però è nero, non è che me ci si appiccica tutto. Dice: signò, sta tranquilla che non te ci si appiccica niente. Poi aveva ragione. Questo che ho preso da Ikea mi si appiccica. Forse avrei dovuto prendere la colorazione glicine, però in quel momento mi è piaciuta quella più scura. Ho detto: vabbè, amen, prendo questa. Comunque, vabbè, poco male. Anche oggi ha iniziato un diluvio universale. Io sto sclerando anche perché tra 20 giorni è il compleanno di Stefano e quindi farà di nuovo la festa dove l'ha fatta lo scorso anno. Però c'ho pure un po' di cosa a prenotare comunque una festa quando poi c'è il rischio che comunque parte il tempo, ma c'è il rischio che non sta neanche tanto bene. Infatti domani pure ci avrebbe nuoto. Se è solo raffreddato al nuoto ci si può mandare, ma con la febbre no. E quindi quando arriva l'estate, mamma mia, non ne posso più, non ne posso più. Guarda come piove. Credo che dovrò finirlo da solo. Rompa buon bollore. Tanto lui non mangia la cioccolata, c'è la nausea oggi. E voi sapete che io amo, mangio solo cioccolata fondente. La Kinder non mi piace. L'unica cosa per cui vado matta è il Kinder Bueno, nella versione latte tra l'altro, quella al fondente non mi piace, e una tantum mi mangio una barretta, una tantum perché non le compro, perché se ce l'avessi a casa ogni giorno mi mangerei una barretta. L'ovetto Kinder mi fa alquanto cagare, che poi la cioccolata è la stessa, però sarà come fatto, che è più, come dire, più fino, e quindi tipo mi si impappa qua, però ho finito mo' dei fei piatti, sono le 4. Abbiamo mangiato un piatto di riso, ma non mi sono alzata subito a fei piatti, mi sono messa tipo seduta, mi ci voleva che guardavo un pezzetto di cartone con l'uno, se mi sono vista mezzo cartone animato. Che testa banana che sono. Vabbè, a parte questo, naturalmente un bel pezzo di pane, perché mo' c'ho un ficco dentro. E me lo sgargherozzo, e mo sgargherozzo un be', ce fa un figozzo un be', per farla corta, per farla breve. Magnate l'ovetto e non rompe, non c'entra niente, però vabbè. Mi sta venendo tipo la salivazione. C'ho tipo qua la schifezza d'acquolina in bocca. Qui che c'è sta dentro? Carina, una macchinetta. Oh, non sto a fuoco. Ok, ho capito che quando. Io per questo dico che questa macchina non è adatta ai vlog. Quando perdo il fuoco devo stare tipo 5 minuti così. Cioè tipo immobile, per capisse. Comunque la macchinetta, eccola. La metto qua. E mo me mangio sto mega panino, sto mega. Massaggio. Massaggino. Lo schiaccio. E mangio. Questo pane sembra pizza, è buono. È dell'Eurospin, quindi è pure congelato. Prescongelato. Wow.
Oh mio Dio, come sono sbattuta. Allora, Lillo e Stefano sono di là in salotto che si stanno vedendo un cartone animato. Io adesso mi sto sbatasciando beatamente sul mio candido letto violaceo. La mia idea di lavare le tende, cambiarle, volevo mettere le tende bianche anche di qua, perché non mi ricordo dove l'avevo visto, su una foto vecchia mia della mia camera da letto, su un video vecchio, adesso non ricordo. Avevo le tende bianche e mi davano questo senso di ancora di più di apertura, no? Solo che tendo a metterle bianche sempre nella bella stagione. Invece l'inverno, che non lo so perché già è più cupo, tendo a metterle un pochino più, come dire, coprenti. Non so perché. Comunque, a parte questo, adesso io devo fare una cosa. Perché, ok, vi poggio tipo quane. Credo di essere riuscita a... Sto prendendo il fuoco, ok. Credo di essere riuscita anche a pulire questo benedetto o maledetto obiettivo. Questo lo metto qua. E adesso mi devo mettere tutte le mie belle cremine e cianfrusaglie varie. Aspettate, eh. L'assurdità vera, reale. Praticamente cerco... Dove cacchio sta il contorno occhi? Ok. Praticamente cerco... Cercavo una crema idratante di Yellow Body che stavo... Metto un ginocchio... che stavo utilizzando, non mi ricordo più dove cacchio l'ho messa, ma era un po' che l'avevo accantonata, la volevo riprendere perché è bella e bella idratante ma non unge, e la volevo mettere tipo qua al contorno del naso. Vabbè, poco male, adesso mi sbatascio il contorno occhi, però stasera sinceramente non c'ho molta voglia né di mettermi tutte ste cremine né tantomeno di perderci troppo tempo, non c'ho voglia per nulla. Sono le 9 e qualcosa, è presto, abbiamo mangiato presto perché a pranzo avevo mangiato soltanto un pugnettino di riso, però sapete quando vi mangiate pure qualcosa di leggero ma tipo vi rimane qua? È che ieri abbiamo avuto una giornata veramente molto molto scombussolante, infatti secondo me Stefano ha risentito molto di tutto il viaggio che abbiamo fatto ieri, non so se ve l'avevo accennato, comunque ci siamo alzati alle 5:30, e abbiamo fatto 2 volte avanti e indietro da Ostia, cioè Roma-Ostia, Ostia-Roma, Roma-Ostia, Ostia-Roma, quindi 4 volte, e cioè ci siamo messi in macchina alle 7:10, considerate che siamo scesi dalle macchine alle 5 del pomeriggio, e il ragazzino ne ha risentito, e quindi come ne ha risentito lui, anche io che comunque cioè, so grande, voglio dire, e quindi è stata una giornata un po' così ieri, e oggi secondo me siamo stati tutti e due un po' così, siamo molto psicosomatici e siamo anche molto, come dire, in simbiosi. Se sta male lui, sto male io, se sto male io, sta male lui, vabbè, una cosa assurda. Adesso mi metto un bel po' di crema, stasera devo assolutamente mettere la crema sulle mani, perché come al solito ho questa mano qui perennemente distrutta. Stasera mi dà fastidio l'odore pure delle creme, cioè, mi pare tipo che sono andata male, ma cioè, non sono andata male, sono nuove. Però, boh, scombussolamento. Non so da voi, pure qui oggi ha piovuto tutto il giorno, se vuol dire. E quindi, sto tempo così mi scogliona. Domani poi, per dire, domani Stefano non va a scuola lo stesso, perché non è stato bene. E quindi, io però devo uscire per forza domani, perché devo fare una cosa importantissima. E non c'ho voglia né di andarla a fare. Poi sono quelle cose che, anche se sono stupidaggini, te mettono ansia. Non so se vi capita mai, cioè, una stupidaggine, no? Sapete a me che cos'è che pure mi mette una situazione d'ansia? Avete presente quando andate alla posta e fate la fila e aspettate il vostro turno? Quando comincia, arriva il vostro turno, mi viene tipo l'ansia. Non so perché, soltanto perché è il mio turno. La vergogna di andare lì a dire quello che devo fare, magari la gente mi sta guardando, non lo so, se vi capita pure poi ditemelo, perché se no veramente c'ho qualcosa che non va. Vabbè, che c'ho qualcosa che non va, hai risaputo. Aia, raga, cioè uno a 38 anni non si può mettere il ginocchio, aia, senza ginocchiere. Oh mio Dio, che dolore. Oh. E vaffanculo Silvia. Poi vi posso dire, sono 2 notti che dormo male, perché sapete che Stefano quando sta male io lo metto nel letto con me. Ma questo è un cavallo impazzito, quindi ogni volta che si mette a letto con noi, una tragedia greca.
Vabbè, io adesso sapete che faccio? Mi metto a guardare un altro po'. Stavo vedendo un documentario su YouTube sull'esistenza delle sirene. L'avevo già visto, sto documentario, però è veramente inquietante. Io ci credo, cioè nel senso, io sono del parere che sicuramente esistono queste creature che definiscono sirene, che non sono affatto belle come dicono, e, ci credo fermamente, ma io vabbè credo pure che esistano gli extraterrestri e credo che esista un qualcosa dopo la morte, quindi io già credo in tutto questo. Quindi, non lo so, vedere sto documentario mi ha appassionato la prima volta e mi sta appassionando anche adesso, però siccome dura un'ora e mezza, ho visto tipo un 20 minuti prima e adesso piano piano me lo finisco di vedere. Al limite, se mi ricordo, vi metto il link giù di quello che sto vedendo io, perché, mo, ci credete, non ci credete, fake o non fake, non ce ne fake, niente. Io vi metto il link, se volete andare a vedere, quando avete un'ora da buttare, insomma, vi vedete questa cosa, comunque interessante. Praticamente appena ho spento la videocamera, ho sentito le gocce ticchettare sul vetro della finestra, ha ricominciato a piovere e io tipo 2 ore fa ho detto a mio marito: si vede il cielo rosa, quindi domani sicuramente è bel tempo. Cioè, a me mi strangolano pure, cioè io basta che mi sento una cosa così già mi sento morire. Diamo una buonanotte, metti la più vicina. Buonanotte, buonanotte. No, fermo, più così amore, ok. Buonanotte, buonanotte. Thank you.